Ebbene, carissimi amici, un nuovo appuntamento insieme per andare a parlare ancora della serie Dammi il 5. Questa volta analizziamo la ruota di Genova. Dopo la sortita della spia 5 sulla ruota di Genova, mettiamo in gioco un solo estratto, 4 ambi e due abbinamenti per il ternu sulla ruota di Firenze e Genova, per un massimo di 13 colpi di gioco. Come sempre, vi vado a regalare il calcolo di ambata. Quindi ogni volta che voi vedete il 5 uscire a Genova, dovrete prendere il secondo estratto della ruota di Roma, moltiplicarlo per il secondo estratto di Torino e poi sommare 69, ottenendo l'ambata in gioco su Firenze e Genova. Vi regalo anche le posizioni determinate, attenzione, quarta e quinta posizione. Andiamo ad analizzare, vi faccio vedere gli esiti, gli ultimi 20 esiti ottenuti da questo metodo. Ovviamente il metodo ha sempre funzionato e continuerà a funzionare come tutti i miei metodi spia, quindi parliamo di metodi validi a vita, non metodi che durano 2 o 3 mesi e poi dobbiamo cestinarli. La condizione è questa qui del 25 ottobre 2014, guardate, al quarto colpo aveva dato a Firenze, questi erano gli abbinamenti per ambe e questi per le terzine, aveva dato a Firenze un doppio ambo. Prima col 76, poi con l'84, e poi al sesto colpo ancora un altro ambo. 11 dicembre 2014, col capogioco 63 al terzo colpo, ambo secco, mentre all'ottavo colpo abbiamo addirittura un triplo ambo con il 12, col 57 e col 64. Su Genova anche il 63. 7 gennaio, capogioco 29, abbiamo al primo colpo ambo e terno a Firenze, al nono colpo ambo a Genova, decimo colpo e undicesimo colpo, due ambate in 2 colpi consecutivi, dodicesimo colpo ancora ambo a Firenze. Questo vi fa comprendere come questo metodo, ma anche gli altri miei metodi spia, non si fermano al primo esito. Anche se esce l'ambata, anche se esce un ambo, il gioco si continua per i 13 colpi. Perché, come potete notare, sono metodi che danno diversi esiti nel ciclo di gioco. Quindi attenzione. 29 gennaio, capogioco 73, guardate al primo colpo, esce l'ambo secco, al secondo colpo, l'ambo secco a Genova, quinto colpo, ambo a Genova, settimo colpo l'ambata, ottavo colpo, ambo a Firenze, nono colpo, ambata a Genova, decimo colpo, ambo a Firenze, undicesimo colpo, ambata a Genova. Guardate questa del 28 febbraio 2015 con capogioco 39. Quarto colpo, ambo a Genova. Quinto colpo, ambo a Firenze. Nono colpo, doppia ambata, Firenze-Genova. Undicesimo colpo, ambo, doppio ambo a Genova. Guardate che esiti che dà questo metodo. Qui c'è un negativo, ma ci sta tutto. Qui il 14 marzo, capogioco 77, abbiamo doppio ambo a Firenze al secondo colpo, all'ottavo colpo abbiamo ambo eterno a Firenze e ambo eterno a Firenze, doppio ambo e doppio eterno all'ottavo colpo, e poi 77 all'undicesimo a Genova. 30 maggio, capogioco 1, guardate, a colpo secco, ambo secco 1 e 3 a Genova, settimo colpo ancora ambata, decimo colpo ambo a Genova, undicesimo colpo, ambo eterno a Genova e al dodicesimo colpo Firenze, ambo secco. 6 giugno 2015, capogioco 33, guardate, decimo colpo ambo eterno a Genova, undicesimo colpo ambo eterno a Firenze e ambo eterno a Firenze, doppio ambo e doppio eterno all'undicesimo. 30 luglio, capogioco 17, primo colpo ambo a Genova, undicesimo colpo ambo a Firenze, dodicesimo colpo doppio ambo a Genova. 29 settembre 2015, capogioco 75, qui sono uscite 3 ambate. Ovviamente ci sono condizioni che danno solo l'ambata, sarebbe assurdo il contrario. Primo colpo Genova, ambata 75, nono colpo, ambata 75, undicesimo colpo Firenze, ambata 75. 9 dicembre 2015, 87 a Firenze. 28 dicembre, capogioco 35, vinciamo l'ambo a Firenze. Al quinto colpo è l'ambo a Genova, quindi doppia ambata e doppio ambo. Ottavo colpo ambata a Genova, decimo colpo ambo eterno a Firenze, dodicesimo colpo ambo a Firenze.
31 dicembre 2015, secondo colpo ambo a Genova, doppio ambo a Genova, terzo colpo ambo a Genova, non ho colpo ancora, ambata. 47, 12 gennaio 2016, ambo eterno secondo colpo a Genova più l'ambata al sesto colpo. 27 febbraio l'ambata a Firenze, condizione del 27 febbraio, capogioco 12. 19 marzo 2016, capogioco 15, quarto colpo, ambo eterno a Genova. 14 giugno 2016, capogioco 39, ambo eterno a Firenze, bellissima vincita, colpo secco. E poi dodicesimo colpo, ancora ambata. 21 luglio, capogioco 73. Terzo colpo, ambo eterno a Firenze, nono colpo, ambo a Firenze, undicesimo colpo, ambata a Firenze. E adesso veniamo a noi. 17 settembre 2016 va a sortire la spia 5 sulla ruota di Genova. Noi facciamo quel calcolo che vi ho detto su, chi si è distratto magari lo andiamo a riprendere. Il calcolo è questo: secondo di Roma moltiplicato secondo di Torino più 69 ci dà la condizione in corso, che è il 67 su Firenze e Genova, a partire dall'estrazione di questa sera, 20 settembre 2016, per massimo 13 colpi di gioco. La mettiamo anche in quarta e quinta posizione. Vi consiglio il metodo completo per ambo eterno, perché questo metodo in soli 20 casi, le ambate non ne parliamo, che ha pagato la bellezza di 58 ambate secche, ha vinto ben 46 ambi, quindi una bellissima statistica, e 12 termini. Contattandomi in privato al mio indirizzo mail che metterò in descrizione, potrete avere informazioni su come acquisire il metodo completo. Quindi, cari amici, questa è la spia 5 sulla ruota di Genova della serie Dammi il 5. Mi raccomando, a questo 67 Firenze-Genova, mi raccomando, perché abbiamo in gioco anche Torino-Venezia con il 39 dal precedente metodo della serie Dammi il 5 che ho presentato, mi sembra sia di Napoli. Quindi abbiamo due metodi in gioco: Firenze-Genova 67, quarta e quinta posizione, dalla spia 5 Napoli, Torino-Venezia 39, anche quarta e quinta posizione. Chi volesse il metodo completo, i metodi completi della serie Dammi il 5, mi contatti in privato al mio indirizzo email. Speriamo di essere subito vincenti in pochi colpi. Per adesso un saluto a tutti, Mister Sbancolotto.